Mario, Zurro, Gaetano, Zazà, Franco, Marione e tanti tanti altri sono alcuni degli abitanti di Stromboli, suggestiva isola delle Eolie. C'è chi fa la guida del vulcano, chi lo chef, chi il mastro d'ascia e chi, la maggioranza per la verità, il pescatore, ma tutti accomunati da una caratteristica, la barba. Come mai avete tutti queste barbone a Stromboli? È perché non c'è il barbiere. Lei ogni quanto se la fa? Una volta l'anno. Una volta l'anno? E se la fa lei? Sì, proprio io. Sì, sì, lo faccio io. Ma col coltello quello che taglio le esche per pescare. È una cosa tranquilla proprio. Sì, 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 è bellissimo. Non c'è barbiera innanzitutto, quindi facciamo tutto da noi. I capelli tagliamo quando possiamo. Li tagliate oggi? Faccia un po' vedere come la tagliati? Ha fatto tutto lei? E allora, per tagliarci la barba dobbiamo andare a Lipare. Viaggio lunghissimo. Certo, costa pure caro. Non è che è una cosa da niente. Uscire fuori da Stromboli per me è come andare non so dove, in carcere. Quest'isola vuol dire che il decoro di quest'isola sono le barbe. Ma lei perché non ce l'ha? Io mi piace stare pulito, ho paura dei pelocchi. Ogni quanto la taglio? Io ogni sei mesi. Ha delle date precise? Sì, sì, ha delle... Certo, se no poi d'estate fa caldo, allora... A me piace che la tengo la barba così non mi colpisce il sole. Il colore è quello naturale, non è che fa qualcosa lei? No, no, colore naturale, si figurati, che mi metto pure a tingerla. Ha mai pensato di tagliarsela del tutto? No, del tutto, ma che è impazzita? Perché? Ma che è impazzita, mi taglio la barba del tutto? Vuol dire una persona impazzita? Perdo tutta la fascinazione. C'è chi mi ha detto che è un modo anche per conoscere donne, perché è molto affascinante un uomo con la barba. Lo stanza, tutto quanto, influenza anche quello, perché la barba porta fortuna, la donna deve toccare la barba per portare fortuna, perciò è tutto quanto un giro. Ma insomma, dipende dalle donne. Ma lei con questa barba quante donne ha conquistato? Ma deve stare qua una settimana per intervistarmi. Così tante? Ne parliamo. Nell'anguria c'ha. Guarda, niente fascino. Guarda com'è fascinoso senza capelli. Allora uno è affascinante anche qualche senza capelli. Donna la conquista, insomma, io credo. Molto meno però di te con la barba. Ah sì, questo sì. È normale, la barba. La barba è sempre barba.